Ciao gente, da quanto tempo che non ci si sente? Scusate, ma sono stata in giro a fare cash, a fare soldi, a lavorare e quindi non ho potuto fare video prima, però recupererò, poi vi racconterò delle novità. Tanto dovrò stare ancora un pochino qui da mio padre, quindi faremo ancora un po' di video casalinghi, grezzi. Oggi vi faccio vedere una cosa troppo bella, troppo buona, perché è il momento di mettersi veramente in forma per l'estate. Non ci sono più scuse, quindi iniziamo a farci piatti veramente light, però buoni e saporiti, però a basso indice glicemico, quindi anche con pochi carboidrati, pochi amidi, pochi zuccheri, in modo che noi possiamo dimagrire, però mangiamoci anche cose buone. Oggi vi faccio vedere la mia carbonara light. Diciamo che ovviamente non è la carbonara vera, cioè non è quella vera, però è buona lo stesso, cioè comunque è piacevole mangiarla, cioè non è di quelle schifezze surrogate proprio schifosissime. Questa almeno ha un buon sapore. Bene, iniziamo. Vi faccio vedere. Adesso devo accendere un attimo, ecco la luce, se no non si vede. In una padellina, queste padelle sono stupende, scusate, lì c'è il vapore. Ho fatto rosolare del prosciutto crudo sgrassato, quindi togliete tutto il grasso, dovete lasciare solo la ciccetta rosa, perché il prosciutto crudo mi piace, è saporito, ha molte proteine, però ha dei buoni ingredienti. Quello che prendo io è solo suino e sale, senza nitrati e nitriti, comunque i conservanti. Faccio vedere quale uso, questo qua Villa Italia, fiocco di prosciutto crudo, senza glutine ovviamente. Adesso non vorrei distruggere. Vi volevo far vedere ingredienti, ingredienti solo, carne di suino, sale, non ha schifezze dentro, quindi ottimo, lo trovate all'INS, quindi costa anche poco ed è veramente un ottimo salume. Poi ovviamente carbonara non ci può essere senza un bell'uovo. Questo qua è un uovo bio del contadino, mio papà va a comprarli direttamente dai contadini, però anche se trovate le uova biologiche vanno benissimo. Ok, questo non c'entra niente con la carbonara. È la mia colazione perché è già tardi, quindi con la mia colazione è veramente veloce, poi ve la farò vedere che cos'è. Questo è un bicchiere di latte di nocciola che è una cosa buonissima, cioè l'ho scoperto da poco ed è buonissimo. Con un cucchino di cioccolato di cacao fondente, di cacao amaro in polvere e un cucchino di sciroppo di agave. Poi ho mescolato tutto e viene questa specie di cioccolata light, però con un casino di sali minerali perché abbiamo nocciola, cacao, agave, quindi una botta di sali minerali. Adesso che cominciamo a sudare e a perdere tanti oligoelementi, queste cose veramente vi aiutano e sono completamente naturali, quindi non è un integratore, ma sono ingredienti naturali, è digeribile ed è oltretutto buono perché sa di nocciola e cioccolato. Ma qual è la vera protagonista della mia carbonara light? Questa, ossia la pasta verde, ma non è una pasta normale, non è veramente pasta, diciamo. Questi sono piselli verdi, fusilli di piselli verdi al 100%, quindi praticamente farina di piselli. Non stiamo mangiando pasta, ma neanche pasta senza glutine, quindi non ha amido di mais, di riso, che comunque hanno un indice glicemico molto alto e purtroppo fanno prendere molto peso se ne abusa. Qui abbiamo comunque pochissimi carboidrati, 31 grammi per porzione, però tantissime proteine, cioè 14 grammi di proteine, sono facilmente digeribili e buonissimi. E adesso io in questa stagione mangerò parecchia pasta di legumi e ve la consiglio. Poi cuoce in 3 minuti, cuoce velocemente. Guardate, adesso la vado a scolare. Eccola qui scolata. Tanto ho aumentato un pochino la fiamma, perché voglio rosolare bene questo prosciuttino. Adesso poi cambierò fornello in modo che lo vedete meglio. Ovviamente di un cucchiaino di olio extravergine, se avete un padellino antiaderente potete anche evitare l'olio, se lo volete ancora più light, però vabbè. Io poi non vado a vedere proprio i dettagli, cioè bisogna anche mangiare ragazzi, ok? Mangiare sano, però non metterci proprio nulla. Adesso ci aggiungiamo poi la pasta e poi ci romperò l'uovo sopra. Ovviamente la carbonara non richiede la panna, anche quella vera. Quindi figuratevi se ve la metto nella ricetta light, cioè la panna no. Ecco qua, adesso ho messo la pasta di piselli dentro e adesso ci vado a rompere l'uovo. Guardate che bello l'uovo bio e adesso ci diamo l'uovo. Mescoliamo bene tutto per qualche minuto in modo che un pochino si cuocia ma non troppo.
Ecco fatto, direi che così va bene. Ed ecco qui la mia carbonara light, buonissima, adesso non vedo di mangiarmela, che ho una fame assurda. E niente, ovviamente potete usare la pasta di piselli anche per fare altre ricette, potete anche usare altri legumi, cioè di lenticchie, cioè di ceci, sono tutte ottime. Li trovate anche oltre a online nei centri, nei supermercati, tipo l'Esselunga la trovate, oppure nei negozi bio. E sono veramente fantastiche come idee, perché potete mangiare una pseudopasta, però non mangiate tutti quei carboidrati che vi fanno ingrassare, perché comunque ricordatevi che l'indice glicemico è quello che veramente fa ingrassare le persone. Cioè non è tanto i grassi, non è tanto le proteine, ma gli zuccheri e gli amidi. Niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!